Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Good morning, guys. Good morning to you all. Once again, you are welcome back to Mommy Lisa Kitchen. Benvenuto ancora nel mio canale che si chiama Mommy Lisa Kitchen. You guys are welcome. Un bracio, un grande amore di vederti ancora che mi stai guardando il mio canale. God bless you all that you are still watching at my channel. God bless you, God bless you. Today I will be presenting to you cupcake. Oggi presenterò una cosa molto buona e molto dolce che tu nessuno riesce a resistere, che si chiama cupcake. Ok? That is what I will be showing you guys. Li farò con forma di cuore. Since I love you guys, you people are special. Come voi siete molto speciali per me. Allora faccio questo per voi con questa forma qui di cuore. I'll be using this in this, which is love. Because you people are so lovely. Siete veramente amore. Ok? Allora, introdurrei ingrediente. Userai è un cupcake, è mia ricetta. This thing that I'm going to show you guys is my own recipe. I'm the one that is creating this recipe. You try it, maybe you like it, you can do it. Provatelo, magari piace e li fai, però ti posso garantire che è molto buono. I can guarantee you guys that it's very sweet and yummy. I'll be using banana. I'll be using 1 kg of banana. Userei 1 kg di banana. Userei 500 grammi di farina, half kilo, 500 gram of flour. 4 uova, 2 bustine di lievito. I'll use 2 of this baking powder, a little salt, yogurt, e zucchero a velo. I'll be using this my powder sugar, ok? And I will not put butter, I will be using oil. Non metterò burro, userei olio. Ok, adesso li faccio vedere passo a passo. I will show you guys one after the other, the way I'm going to mix everything together. Let's go. Prima cosa da fare è rompere uova. Dobbiamo separare rosso una parte e bianco una parte. We have to separate the egg. The red part one side, the white part one side. Okay, so I'll be putting them here. Così. Oh, mi è caduto uno dentro. Cerco di riprenderlo. Let me try and take this red. Ok. Senza panico, eh. Ok. Ok. In questo canale stiamo imparando insieme. Io non posso dire che io sono perfetto. No, I'm not perfect. In this my channel, we are learning together, ok? I'm not perfect, ok? Anyway, I made mistake, mi potete correggere senza problemi, ok? Io no, guarda, io senza problemi perché io voglio imparare anche da voi. Come voi state guardando a me, io voglio anche imparare da voi. Correggetemi se sbaglio qualcosa. You people can correct me if you see that what I do is not good. You correct me, ok? Grazie. Metterò 5 cucchiai di zucchero a velo. I'll be adding 5 tablespoons of my powder sugar. Ok. I will add 2 tablespoons of my normal sugar. Metterò 2 cucchiai di zucchero normale. 2 cucchiai. Adesso devo lavorare con la frusta. I have to work with this now.
at least for 5 minutes. You have to work with this for 5 minutes. 5 minuti. Lavorare con struzza, ok? Ok. È passato 5 minuti. Viene così. Adesso li metto in frigo. Tanto vado avanti a preparare altre e metto in frigo. I'll be putting it in fridge. Since I'll prepare the rest, since I'll put this in fridge. Adesso devo frullare il mio banane. Anche se la banana è così, è meglio ancora. Perché? Sapete perché? Perché è più buono. È più dolce. Devo frullare il mio banane. Anche se la banana è così, va bene. Non buttarle via. Va bene per questa ricetta. Even though your banana is like this, it's okay because it's very sweet. In this, my recipe is the best. Okay? Devo frullare tutto. I have to blend all the banana together. Che ho già messo tutti i banana dentro il frullatore. E schiaccio un po' con questa. I put all my banana inside my blender. So I will press with this, okay? Before I will blend it. Prima che lo accendo, schiaccio un po'. Così non devo aggiungere latte. Non volevo aggiungere. Vediamo se è necessario, aggiungo appena appena. Se no, lo frullo così. Ok. Visto come ho fatto, non ho aggiunto niente. You guys see it? I didn't add any water, any milk to it. Ok, ho già frullato mio banana, li metto a parte. I will put it aside now. Ok, adesso metto latte. Un bicchiere normale di latte. One cup of milk, ok? Normal cup of milk. Aggiungo anche questa. This is my red egg. La uovo. Prendo mio yogurt e my yogurt, ok? I'll be using half of this. Userei metà. È 500 grammi, userei 200 grammi. I'll be using 250 grammi of this, ok? Ok, I've add my yogurt, ho messo già yogurt, miscolo insieme, I will mix everything together like this. Ok, what I will do now, take my banana, prendo il mio banana, ok? Ok, I'll put my banana inside, metto la banana dentro. Ok, mesco insieme, prendo un pizzico di sale, I'll take a little salt, ok, I'll put inside, I will mix, I'll put my vanilla sugar, metto due bustini di vaniglia zucchero. Ok, se avete vaniglia normale va bene, io non ce l'ho a casa, ho finito. I don't have the normal vanilla, it has finished. So I have this, I'll put this just to give it a little aroma, per dare un po' di aroma, ok? I will add my, these two of these, due di queste, my baking powder. Then I will mix. Adesso va con... I have to mix with my machine. Vado con frullatore adesso. I'll take my flour, prendo mio zucchero. Farina, scusa, farina, non zucchero, farina.
Ho messo farina, metà della farina, perché non mettiamo tutto una volta. I had my flour to half of the flour, because you don't have to put everything once. Then you have to mix. Okay, adesso aggiungo altre metà. Now we add the rest of the flour to it. Metterò 4 cucchiai di olio semi girasole, però potete utilizzare qualsiasi olio che ce l'avete a casa. I'll be adding 4 tablespoons of this oil, but you can use any of your oil of your choice, okay? Almeno 5 minuti con frullatore, at least 5 minutes with this machine, ok? If it's hand, 15 minutes. Se è mano, che usate la mano senza frullatore, almeno 15 minuti. Okay, it's time for me to add this to it. Questo che avevo messo in frigo è ora di aggiungerlo, però non vado più con frullatore, con la macchina per mescolarla uso questa. I'll be using this, ok? Ok, adesso I will mix with this, ok? Così. You mix at least 2 minutes, 2 minuti almeno con questa, ok? Per mischiare tutto insieme. Ok, ho già miscolato tutto insieme. I've mixed everything together. Adesso mettiamo su dove li mettiamo adesso, eh? Ok, questa è mia teglia che devo mettere in forno. I will be baking with this. Ok, I'm using cup. It doesn't matter if you have anything you have, potete usare. Sto usando i bicchieri, potete utilizzare qualsiasi cosa che ce l'avete a casa, non è importanza. Ok. Importanza è la fine. The important thing is the end, ok? Farò tutto così. Non fate pieno pieno. The thing don't have to be full, ok? Just like this, così va bene. Farò tutto così, ok? Ok, guys, ho già messo tutto qua. Vado a mettere in forno a 180 gradi per 50 minuti. I'll be baking 180 heat
for 15 minutes. But before I take it to the oven, I will do like this. Prima che porto al forno, lo farò così. Oh mamma, è caduto uno. Allora andate piano più di me, ok? Adesso porto al forno. Ok, questo è quello che è avanzato. This is the remaining one. So I will add it inside e metterò qua su questo teglia, ok? Perché non si butta niente, eh? We don't have to throw away anything at all. Non si butta niente. Grazie ragazzi, comunque, che mi hai guardato fino adesso. Ti ringrazio tanto. Se sai che non sei ancora iscritto, iscriviti al mio canale, per favore. Schiaccia il campanello, metti commenti e condividi il mio video. Metti commenti, per favore, seguimi. Io cerco di fare le cose a meno che so a porta voi. Per me è un piacere parlare già italiano. Okay, I'm trying to say that if you know that you have watched me till now, you have not subscribed to my channel, please do subscribe. Show me love, show me kindness, share my video. Okay, God bless you. Ragazzi, ho finito. Questi sono i risultati. It's very yummy, guys. È molto buono. Provatelo. È molto, veramente buono. È buonissimo, it's very very yummy, eh? Let me arrange it and you will see. Adesso metto a decorazione e poi li vedete. Semplice, semplice, eh? Metto un po' di zucchero a velo sopra. Add my powder sugar on top. Questo è buono, eh? You should try it, guys. Try it, try it, try it. Provatelo, che è veramente buono. Adesso apriamo uno e vediamo com'è dentro. Let's open one and see inside. È veramente buono. It's very, very yummy, guys. Very, very yummy and soft. Morbido, morbido e soffice. Questo da ruba. È buonissimo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima video. Mettete commenti, like e condividete il mio video. E iscriviti se non sei ancora iscritto, per favore, ok? Grazie mille. Thank you guys. You guys are wonderful. See you on my next video. Subscribe to my channel. Show me love. Show me kindness. Press the notification button. Put a comment and like. Bye. See you on my next video. Bye bye.